Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Secondo il linguaggio del transurfing, noi abbiamo dal momento presente una infinità di strade che possiamo percorrere e il transurfing chiama queste strade varianti, esattamente come quelle che portano in autostrada o nella tangenziale che dobbiamo prendere per recarci in un luogo. Sono quelle strade che ci permettono di spostare la nostra direzione verso l'obiettivo che ci è utile raggiungere. In questo video prendo ispirazione da una canalizzazione di Crayon. Non so se conoscete Crayon, è capitato di leggere alcune, soltanto alcune, delle sue canalizzazioni e in alcuni momenti della mia vita sono state molto ispiranti. In particolare mi ha permesso di focalizzare meglio un concetto che mi frullava già nella testa e di cui ho trovato conferma esattamente in questa canalizzazione. Per cui nel link metterò i riferimenti di questa canalizzazione, così potrete andarvela a leggere per intero, anche se premetto è piuttosto complicata. Comunque riguarda l'autoguarigione questa canalizzazione, ma riguarda anche la creazione di tutto ciò che noi desideriamo al di là della guarigione, quindi la realizzazione di obiettivi nel lavoro, nell'aspetto sentimentale, in tutto ciò che desideriamo. In questa canalizzazione si parla dell'intenzione e l'intenzione viene vista come qualcosa che è il punto di unione tra le sfere spirituali e il nostro corpo fisico, la materia. E in particolare Crayon colloca l'azione di questa intenzione direttamente a livello cellulare e dice che l'intenzione agisce sul nostro DNA, attivandone delle parti dormienti. E quindi si colloca esattamente tra spirito e materia, modificando la frequenza della nostra informazione energetica proprio a livello del DNA. E questo è il meccanismo che permette all'intento di agire come attrattore di eventi che si trovano su frequenze diverse. Secondo questa canalizzazione di Crayon, appunto, noi attiviamo delle frequenze diverse nel momento in cui riusciamo a attivare il livello dell'intenzione. L'intenzione deve essere pura. Cosa si intende per intenzione pura? Un'intenzione non contaminata da dubbi, da credenze errate e da emozioni. Il piano emozionale è un piano completamente diverso da quello intenzionale. Emozione ed intenzione non sono compatibili. Il nostro corpo rappresenta un'unità che ha un testimone energetico e fisico che ci rappresenta, energetica e quindi di frequenza, perché il DNA emette una frequenza energetica, rappresenta la nostra componente energetica, quella che interagisce con l'universo. E nel DNA di ogni cellula è presente anche il nostro background spirituale, cioè la nostra parte spirituale, e Crayon in questa canalizzazione ci spiega perché abbiamo così difficoltà a muoverci all'interno della creazione della nostra vita e per quale motivo siamo così legati a questo mondo tridimensionale, le cui leggi sono estremamente limitate rispetto a tutto ciò che riguarda la creazione. Il motivo per cui accade questo, secondo Crayon e anche secondo me, è che noi siamo scollegati, e cioè abbiamo molta difficoltà a considerarci un'unità costituita da un aspetto corporeo, da uno mentale e da uno spirituale. E ancora di più abbiamo difficoltà a focalizzare questa triade e a pensarla come un'unità riferendoci a qualsiasi parte del corpo. Non è che nell'alluce del nostro piede ci sia meno coscienza di quella che c'è nella nostra testa o nel nostro cuore. Siamo abituati a pensare che sia così. Questo determina un limite alla nostra capacità di creazione. Crayon spiega che l'intento andrebbe portato in ogni cellula del nostro corpo, quindi noi con l'intenzione dobbiamo dialogare a livello cellulare con tutte le parti del nostro corpo.
Dobbiamo cioè emettere un'intenzione e sentirla vibrare in ognuna delle nostre cellule. Noi siamo contemporaneamente corpo, mente ed anima e lo siamo in ognuna delle nostre cellule. Ma di solito non dialoghiamo con ognuna delle nostre cellule, non ci pensiamo come unità spirituale, nonostante siamo ben consapevoli che lo spirito abita ogni cellula del nostro corpo. Abbiamo portato consapevolezza tantissime volte al cuore, tantissime volte alla mente e pochissimo in realtà ad ognuna delle nostre cellule. E non è importante solo per l'autoguarigione dialogare con le nostre cellule, è importante per qualsiasi atto creativo. Produrre un'autoguarigione o produrre un atto creativo, quindi emettere un'intenzione pura molto forte, così da creare una manifestazione sul piano della realtà tridimensionale, significa anzitutto modificare le credenze errate e limitanti che abbiamo di noi stessi e del modo in cui creiamo la realtà. E di questo io ho già parlato. In realtà abbiamo consapevolezza di quello che ci accade, un po' meno consapevolezza che quello che ci accade risulta in parte al nostro livello di consapevolezza da ciò che mettiamo in atto o da ciò che omettiamo di mettere in atto. Naturalmente ciò che ci accade è il risultato della nostra intenzione, conscia o inconscia, e dell'intenzione di tutti gli altri che interagiscono con noi e dell'energia dell'universo. In questa canalizzazione Clarion ci spiega che ciò che chiamiamo sé superiore è la parte spirituale contenuta nel DNA e si trova in ognuna delle nostre cellule. E quindi, riassumendo, noi siamo i creatori della realtà che viviamo, nel bene e nel male. Quello che ci accade non è nient'altro che ciò che abbiamo creato, o perlomeno qualcosa che noi abbiamo contribuito in parte a creare. Il mezzo attraverso cui creiamo è l'intenzione, o meglio l'intento, che è intenzione pura, priva dei colori dell'emotività. L'intento lo potremmo definire una sorta di determinazione molto forte che non guarda in faccia niente e nessuno e va avanti dritta per la sua strada, sino ad arrivare all'obiettivo. Ed è collegata con la dimensione arica umana. L'energia arica è quella che utilizzano coloro che praticano le arti marziali, ed è anche quella che in condizioni estreme rende le persone capaci di operare miracoli. È quella che rende la mamma che vede suo figlio schiacciato sotto la ruota dell'auto capace di sollevare l'auto, anche se tra le sue credenze la possibilità di sollevare l'auto non c'è. In quel momento di estrema disperazione riesce a compiere questo evento che sembra miracoloso, in realtà è stato possibile soltanto perché ha utilizzato il puro intento e l'energia arica, che è un'energia molto forte. Rispetto all'intento, dobbiamo cominciare a familiarizzare con la possibilità che esso esista e che possa veramente produrre miracoli nelle nostre vite. La sua forza si manifesta quando, senza pensare al come, riusciamo a realizzare il nostro obiettivo. Pur non avendo, secondo le nostre credenze abituali, alcuna possibilità di realizzarlo, e riusciamo a conservare questo intento puro concentrando in esso la nostra energia. Ricordate l'esempio precedente che io vi ho fatto? Quello della mia allieva che non sapeva come uscire di casa e seguendo le mie indicazioni è riuscita a emettere questo puro intento e a far sì che gli eventi e gli accadimenti della sua vita volgessero in quella direzione, ed è riuscita a realizzare questo suo desiderio attraverso appunto la concentrazione dell'energia nel suo intento, indipendentemente dal fatto che secondo le sue credenze lei non possedesse in realtà i requisiti, le basi, le possibilità per realizzare questo. E l'altro punto da tenere molto ben saldo è che per iniziare a creare consapevolmente dobbiamo sovvertire le nostre credenze rispetto a ciò che sinora abbiamo sempre pensato, smettere di credere ad un tempo lineare e conservare l'immagine o credenza nuova e non più limitante, e dal momento presente e soltanto dal momento presente, attraverso l'applicazione dell'intento, l'emanazione dell'intento, noi possiamo prendere tutte le direzioni differenti che desideriamo prendere.
principalmente concentrandoci su una direzione. Il tempo quindi non procede in modo lineare, ma siamo istante per istante dentro a un ologramma che ha infinite possibilità. Questo ologramma è costituito dal campo quantico. Mediante l'intenzione noi possiamo continuamente riprogrammare il nostro GPS interiore. È chiaro che se lo riprogrammiamo continuamente non andiamo da nessuna parte, però dobbiamo ricordarci che in ogni istante noi possiamo ritarare e riprogrammare il nostro GPS ed emettere un'intenzione. Il segreto è anche poi emettere un'intenzione forte, con grande determinazione, e quindi emettere un'intenzione, un intento puro, e poi dimenticarci e lasciare che sia il nostro GPS interiore, quindi la nostra intuizione, a condurci secondo ciò che è stato programmato tramite questo GPS interiore, direttamente al nostro obiettivo. L'intento cambia la direzione che noi prendiamo se seguiamo l'intuizione. Naturalmente, per fare questo dobbiamo esserci alleggeriti di un po' di quelle credenze che ci fanno pensare che il nostro domani sarà l'esatta conseguenza del nostro presente. Per poter fare questo dobbiamo iniziare un dialogo interiore. Questa canalizzazione aggiunge un elemento importantissimo rispetto a quello che io avevo detto sinora. Il dialogo interiore non deve essere qualcosa di mentale, ma deve essere portato ad ognuna delle nostre cellule, a tutto il nostro corpo, perché lo spirito, il sé superiore, abita tutto l'intero nostro corpo. Questo aiuta l'intento a focalizzarsi. Se noi le nostre decisioni le comunichiamo anche al nostro alluce, anche al nostro stomaco, anche al nostro intestino, alle nostre gambe, a tutto il corpo intero, è lì che si produce veramente qualcosa di molto importante. Produce una concentrazione di tutte le nostre cellule su quell'obiettivo. Ed è alla luce di questo che è importante trovare dei momenti di solitudine in cui poter dialogare con l'intero nostro corpo, col DNA di tutte le nostre cellule. Per quel che mi riguarda, vi posso dire che sicuramente durante la meditazione questo accade. Quando c'è un grande silenzio interiore, tutto ciò che noi portiamo in quello spazio si irradia in tutte le nostre cellule. Parlare alle nostre cellule attiverebbe il nostro DNA, modificherebbe la frequenza a cui vibra la sua emanazione energetica, e sarebbe questo meccanismo ad attrarre, per così dire, col linguaggio del Transurfing, la variante, cioè la possibilità dei nostri futuri utili, la variante corretta, condurci nel futuro che noi abbiamo prestabilito attraverso l'intento che noi desideriamo, quindi quello che contiene la realizzazione di ciò che ci sta a cuore. Da quello che si deduce da questa canalizzazione, l'intenzione ha un peso molto rilevante nel processo creativo. È l'intento che crea il nostro futuro. È attraverso la comunicazione che noi attuiamo col nostro DNA che possiamo uscire dalla tridimensionalità e entrare nella multidimensionalità. Non possiamo creare nulla con le tre dimensioni, dobbiamo uscire dalle tre dimensioni ed entrare nel mondo multidimensionale. Ryan dice addirittura che è possibile ringiovanire. Uscendo dalla tridimensionalità in cui il tempo avanza, noi possiamo, attraverso la multidimensionalità, collocarci in uno spazio-tempo in cui il nostro corpo è più giovane. E Crayon dice, in questo modo rallenterete l'invecchiamento. Probabilmente non ringiovanirete di 40 anni, ma sicuramente di qualche 5 anni potrete farlo, perché arriverete a uno spazio-tempo in cui è possibile concentrare il vostro intento sul rallentamento del vostro invecchiamento. Potrete letteralmente ringiovanire di qualche anno. Ovviamente l'altro aspetto di cui bisogna tenere conto è che l'intento è qualcosa che ha bisogno di una grande energia e di tempo per riuscire a attivarlo. Di tempo intendo quel famoso spazio-tempo in cui noi siamo in contatto col DNA delle nostre cellule, un tempo di raccoglimento, un tempo di contemplazione, un tempo in cui si è da soli. E questo momento di solitudine deve essere anche caratterizzato da un pieno energetico, perché noi possiamo porre l'intento su ciò che desideriamo. Di conseguenza non si crea in stato di bisogno, non si crea in stato di squilibrio energetico, non si crea in stato di emotività
reattiva, molto squilibrata. Prendiamoci cura di noi quando ci sentiamo non in equilibrio. È molto importante, perché soltanto così riusciremo ad aumentare i momenti in cui siamo in equilibrio, e questo al di là di tutto quello che sta accadendo intorno. Persone capaci di staccarsi da ciò che c'era all'esterno sono state capaci di produrre dei veri e propri miracoli anche in momenti di grandissima sollecitazione esterna, quindi momenti in cui c'era la guerra, momenti in cui c'erano carestie, momenti in cui stava accadendo distruzione all'esterno. Pensiamo alle persone che, per esempio, sono riuscite a rimanere vive per giorni e giorni sotto le macerie. Sicuramente hanno focalizzato la loro intenzione sulla possibilità di essere salvati e sono riuscite a fare questo. E ci sono riusciti anche dei bambini, anzi forse sono riusciti più i bambini che persone adulte. Quella che serve per creare non nasce da un bisogno, ma piuttosto dal bisogno di fare, donarsi, nasce da un pieno di energia e benessere, o può nascere da momenti di estrema disperazione, quelli in cui si rischia la vita, quelli in cui si rischia il fallimento, perché in quei momenti si può liberare una grande forza. In quei momenti in cui non abbiamo nulla da perdere, probabilmente è più facile accedere all'intento puro, all'intenzione. Ma nei momenti in cui ce la stiamo raccontando, ci stiamo crogiolando nel nostro raccontarcela, sono i momenti in cui stiamo evitando i problemi, in quelli è impossibile accedere all'intenzione pura, quindi è impossibile creare. Sul mio canale affronto più e più volte questa tematica, ribadendo che la persona consapevole, via via che la sua consapevolezza aumenta, impara a staccarsi dal contesto e a percepire equilibrio dentro di sé. È solo dall'equilibrio che possiamo far scaturire l'energia necessaria per concentrarci sui nostri obiettivi, il manifestarsi di un'intenzione pura. Quando mettete puro intento nel risolvere una situazione, quello che accade è che voi in realtà è come se non aveste mai avuto quella situazione, quel problema, quella malattia, perché tutto viene riportato a una variante precedente. Come se si tornasse indietro nel tempo, cosa che per noi è inconcepibile, ma uscendo dalle tre dimensioni è veramente possibile, è una possibilità che abbiamo, reale. Questo video io lo concludo qui e quindi vi mando un grande abbraccio, vi ringrazio per avermi ascoltato anche in questo video e vi do appuntamento al prossimo di questa serie. Ciao!